E la terza croce sulle strade altoatesine in meno di 24 ore. La vittima stavolta è un 21enne di Lana, cui non ha dato scampo nel pomeriggio un frontale contro un camion olandese. Dopo quelli in via Druso a Bolzano e a Prato Isarco, il terzo incidente mortale in meno di 24 ore sulle strade altoatesine si è consumato alle 12.40 alla zona industriale di Lana. Ecco ciò che resta della Peugeot 206 guidata da Patrick Burger, 21 anni, del posto, diretta verso l'innesto con la Mebo a Sinigo, che a un centinaio di metri dallo svincolo è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion olandese che trasportava rotoli di moquette proveniente dalla direzione opposta. Per lo studente non c'è stato niente da fare. È rimasto imprigionato tra le lamiere contorte della vettura, è presumibilmente morto sul colpo. Il tremendo schianto ha addirittura divelto il motore dal cofano della Peugeot, finendo in mezzo alla carreggiata. I soccorritori del 118 hanno inutilmente tentato di rianimare il giovane, mentre i vigili del fuoco volontari di Lana sono stati costretti a utilizzare le pinze idrauliche per scoperchiare l'automobile, l'unico modo per poter estrarre il corpo, ormai senza vita, del povero ragazzo. Dalla frontale non è uscito bene nemmeno il camion, mentre l'autista, un olandese di 53 anni, ha riportato ferite di media entità ed è stato trasportato all'ospedale di Merano. Sul posto i carabinieri della stazione di Lana e del radiomobile di Merano, che dovranno accertare la dinamica dell'incidente. E non sarà un compito facile, non essendoci oltretutto nessun testimone oculare. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati trovati, pur se con i frontali puntati in direzioni opposte, sulla stessa corsia, quella in direzione Mebo, ossia la direzione della Peugeot, da capire come ci sia finito il camion olandese che, essendo diretto a Lana, viaggiava sulla corsia opposta.